della Federazione del Ciclismo Italiana, vi diamo il benvenuto alla presentazione delle squadre nazionali, un appuntamento tradizionale, un appuntamento atteso. Quest'anno poi il significato è molteplice e molto sentito dal momento che i mondiali di ciclismo si disputano in Italia. È una manifestazione storica, un evento storico, perché per la prima volta una regione culla del ciclismo come la Toscana ospita questi campionati del mondo. Io spero siate d'accordo, il primo saluto, il primo caloroso applauso lo vorrei dedicare a una persona che oggi avrebbe dovuto essere qui, ma che per ragioni di salute, gli auguriamo davvero ogni bene, non ha potuto essere presente. Alfredo Martini. Al tavolo della presidenza abbiamo naturalmente Renato Di Rocco, presidente della Federazione del Ciclismo. La dottoressa Maria Cristina Gabriotti, segretario generale. Antonio Rossi, assessore allo sport della Regione Lombardia. E Luigi Mazzorati, presidente del CONI. Saluto iniziale è per Renato Di Rocco, che introdurrà questa cerimonia di presentazione delle squadre nazionali. Sì, grazie Auro e buongiorno a tutti. Beh, motivi di soddisfazione sono davvero tanti oggi, per il fatto di aver sentito Alfredo Martini questa mattina che mi ha detto: Auro, salutiamo tutti, però insomma fatemi dire qualcosa in più, lo vediamo spesso, lo sentiamo spesso, io tutti i mercoledì sono a pranzo da lui perché faccio coincidere la conferenza che si fa, il briefing con i giornalisti per quanto riguarda l'organizzazione dei campionati del mondo in Toscana, perché siamo esposti su tanti argomenti, la nazionale, l'organizzazione dei mondiali per la prima volta in Toscana e anche un po' di diplomazia internazionale. Ieri mattina, come sapete, c'è stato il congresso europeo a Zurigo, per cui siamo fortemente impegnati e la cosa non ci dispiace. Vi ringrazio tutti della presenza, sempre numerosi e posti in piedi, questo significa attaccamento e amore per la nostra maglia azzurra, per la nostra nazionale, per il lavoro dei nostri commissari tecnici, la platea è variegata, c'è ovviamente tutti i commissari tecnici, la conferenza è per la stampa, i giornalisti sono sempre numerosi e questo fa piacere, perché interessa che il mondiale della nazionale deve sempre suscitare. Ci sono tanti dirigenti federali, dei vicepresidenti, del presidente del paraciclismo, il nostro caro amico, perché è uno di quei settori che dà tantissima soddisfazione alla federazione. Hanno concluso i mondiali con 13 medaglie, con 3 leader di Coppa del Mondo, per cui è un settore che per primi in Italia abbiamo voluto nella federazione e devo dire ci stanno restituendo grande soddisfazione, da un motivo di orgoglio continuare a lavorare, anche perché c'è l'inserimento di tanti giovani, presidente di comitato, mi fa piacere vedere, presidente di commissione, per cui un po' tutta la famiglia del ciclismo ci vuole essere e sicuramente vivrà delle giornate intense per i mondiali. Parlavo di Alfredo Martini è sempre con noi, anche se fisicamente non è presente, però nelle sue riflessioni è sempre un motivo di garanzia per quanto riguarda il sottoscritto, ma di Paolo e tutti quelli che hanno confronto con lui. E i messaggi che ci mandano sono sempre messaggi di attenzione, di correzione anche di qualche percorso così di politica sportiva che qualche volta magari facciamo incautamente. Però quando si arriva a percepire il profumo delle selezioni, il profumo dell'agonismo, l'avvicinamento al campionato del mondo, vi assicuro che la sua reazione è sempre più attiva e quindi non ci fa mancare la sua attenzione. Questo lo dico non perché vogliamo tutti bene a lui, perché è davvero un contributo reale e fondamentale che non ci fa mancare. Io mi limito a poche parole perché sicuramente poi auguro di stare a tutti e compagni di cordata anche. Sono felice che abbiamo avuto altri amici che ci sostengono in questa spedizione, la nazionale, e la federazione ha voluto colmare un ritardo storico nei confronti della regione Toscana. Io ho un impegno personale, c'è il mio sindaco Bellami che è stato il coautore di questo progetto insieme a Franco Ballerini, poi abbiamo legato ovviamente Alfredo Martini, della candidatura nostra.
voi sapete tutti, e lo ripeto perché si continua a dire di Rocco sta con l'inglese, di Rocco sta con l'irlandese. Io vi assicuro che l'Italia, non di Rocco, è molto corteggiata in questo momento, la cosa non ci dispiace. Sicuramente pesiamo sulle bilance. Nel 2010, l'ho detto in passato, lo confermo oggi, avevo fatto una promessa a Patty McQuaid in cambio dell'assegnazione dei campioni del mondo che non mi sarei candidato. In quel mondo forse chi mantiene le promesse sbaglia, ma io ho una mia regola etica di buon senso, per cui la promessa l'ho mantenuta e non mi sono candidato per i mondiali che abbiamo. Ci può anche stare il fatto che ho finito i mondiali e ho finito il mio scopo, per cui dovrei pensare altro. Non sarà così. Ci tenevo a dirlo proprio per tranquillizzare tutti, insomma, la diplomazia internazionale ci aggiungerà. C'è ancora 10 giorni, e in 10 giorni succede di tutto e di più, come abitualmente siamo abituati a sapere. Parliamo della nazionale. Andiamo avanti, benvenuti, grazie a tutti. E saranno 10 giorni bellissimi. Insomma, noi partiamo da lunedì con le nazionali, però già domenica ci sarà il primo mondiale. Di pronome della squadra, l'organizzazione va avanti, di difficoltà ce ne sono, non devo nascondere, però devo dire che il rapporto con le istituzioni locali è stato buono. Domani li presenteremo i mondiali a Roma, dopodomani a Firenze, insieme anche alla nuova maglia, dove stavo per dire abbiamo un altro compagno di viaggio che ringrazio e che rappresenta un doppio legame della nazionale alla Toscanità e a tutto quello che la Toscana produce e sa esportare il mondo. Dopo vi spiegheremo i particolari. Grazie. Era il 2005 a Madrid quando venne dato l'annuncio dei mondiali a Varese nel 2008. Ebbene, a Varese fu un successo, vinse un italiano, anzi vinsero due italiani perché Valori dominò anche il cronometro. E nel 2010 in Australia venne dato l'annuncio per Firenze, quindi l'Italia che si propone ad organizzare la manifestazione più importante di ciclismo. Altro saluto ufficiale, quello di Antonio Rossi, assessore regionale alla Lombardia. Antonio, nel 2008 Varese andò benissimo, da Milano parte, o meglio prosegue, l'avventura azzurra verso Firenze. Buongiorno a tutti. Come ha detto il Presidente di Rocco, anch'io vorrei aprire questo mio saluto ricordando affettuosamente Franco Malerini, che penso che questo mondiale sia veramente suo e più di tutti noi avrebbe voluto correre sulla medaglia in città di atleti, quindi mi ricorda veramente a Franco. Insomma. L'Italia, come dicevi Auro, l'Italia e il ciclismo insomma c'è un legame molto forte, la 13ª edizione che si corre in Italia e questo è veramente è un dato significativo perché vuol dire la passione che c'è in Italia per il ciclismo, è un modo per promuovere il nostro territorio, è un modo per portare sulle strade e aumentare la cultura sportiva nei confronti dei bambini, insomma che vedono passare i loro eroi per le strade. Il dato che mi ha fatto veramente piacere quest'anno, anzi nel 2012, sono state vendute più biciclette di quante sono state immatricolate, quante macchine sono state immatricolate. Questo vuol dire, penso che siano intorno a 1.700.000 biciclette vendute nuove e si stimano circa 14 milioni di ciclisti. C'è ancora tanto da fare, riguardo anche quello che riguarda la sicurezza sulle strade, insomma. Non sempre il ciclista è ben visto, a volte i ciclisti insomma, fanno di tutto per non farsi vedere bene. Io ne parlo perché sono un mezzo ciclista, sono di Lecco e vado spesso... Scusa se non interrompo. Mezzo perché... La mattinata è iniziata male. Un e mezzo. Convincerlo che non stavi in squadra non è stato facile. Poi veniamo anche a queste note dolorose. No. E quindi insomma, quello che bisogna fare è anche una certa educazione, sia al ciclista, sia a chi va in macchina e soprattutto camion e su, che sono veramente molto pericolosi. Ho parlato prima con Paolo, purtroppo non sono stato convocato, non capisco perché, però avevo anche fatto una ricognizione con gli Olichetti, però insomma diciamo che la delusione è stata un po' così,
indicata dal fatto che non è convocato Iuri, quindi insomma questo. Parlavo con Dario, tra l'altro, prima, che c'è una gara dove si corre sui 101 kg, quindi tra bicicletta e peso fisico, quindi penso che quella sarà la mia prossima categoria, visto che ci sto dentro in piedi. Ma a parte gli scherzi, l'ultima edizione a Varese era stata una grandissima edizione, sia dal punto di vista agonistico, insomma, che aveva vinto Vallan e forse due o secondo, esatto, però c'era tantissima gente sulle strade, penso, quindi spero che il percorso, che tra l'altro veramente ho visto, è molto bello, insomma, penso porterà tantissima gente, quindi vi faccio un in bocca al lupo alla nazionale, a Paolo ovviamente, agli organizzatori, perché sarà sicuramente un bellissimo evento, io verrò a vedere, quindi insomma cercherò, mi misurerò con Yuri per vedere come va, a parte gli scherzi, è la 13ª edizione, io so che gli atleti sono un po' superstiziosi, mia figlia è nata il 13, per me il 13 porta bene, quindi in bocca al lupo. Entriamo nel vivo, cari amici e colleghi, le squadre nazionali. Da diversi anni c'è un uomo, un tecnico alla guida della nazionale femminile che ha ottenuto risultati a dir poco eccelsi. Parliamo di Edoardo, detto Dino Salvoldi, che ci ha regalato i mondiali con Marta Bastianelli, con Tatiana Guderzo, con Giorgio Frosini due volte. Prego, Dino, è il momento di annunciare la nazionale femminile in ciclismo. Bene, buongiorno a tutti. L'elenco è lungo, iniziamo con le donne junior. Per la prova cronometro le convocate sono due, Michela Maltese, Francesca Paffaro, due ragazze campionesse europee anche del quartetto di seguimento a squadre su pista. Per la prova in linea, 5 convocate, le partenti saranno 4, la riserva verrà comunicata alla vigilia della prova. E queste atlete sono Ilaria Bonomi, la campionessa italiana su strada, Nicole Del Santo, Arianna Fidanza, che è campionessa del mondo su pista e anche lei parte del quartetto, dell'insegnamento a squadre, Elena Franchi e Angela Maffeis. Mentre per la nazionale maggiore, quella delle donne elite, per la prova cronometro, Elisa Longoborghini, Rossella Ratto, due partenti, due giovanissime. E per la prova su strada abbiamo 8 partenti, in quanto potremmo schierare Susanna Zorzi, che partecipa di diritto come campionessa europea Under 23, e con 7 atlete, in quanto la nazionale italiana è seconda nel ranking mondiale e quindi ha acquisito questo diritto che spetta alle prime 5 nazionali del ranking. E le altre atlete saranno Elisa Longoborghini, Giorgia Bronzini, Noemi Cantele, Francesca Cauz, Tatiana Goderzo, Rossella Ratto e Valentina Scandolara. Le due riserve, che per questa categoria invece sono già state definite, saranno Elena Cecchini, prima riserva, e Dalia Muccioli come seconda riserva. Salvoldi, da qualche anno a questa parte c'è una fuoriclasse nel mondo femminile, si chiama Marianne Vos, non dà alcun segno di cedimento. Qual è la ricetta per contrastare l'olandese a Firenze? So che lei spesso e volentieri si inventa delle soluzioni straordinarie. Questa volta cosa dovrà fare la squadra azzurra donne? Questo è l'ottavo anno che ce la troviamo di fronte. Il peggior risultato che ha ottenuto è stato secondo posto, 5 volte, 4 dietro le nostre azzurre. Dovremmo essere perfetti, diciamo che il primo obiettivo sarà quello di isolarla. Oltretutto anche lei è una squadra molto competitiva, non forte come la nostra, però l'individualità sopperisce alle altre carenze, quindi cercare di isolarla e poi a rotazione cercare, insomma, di staccarla e trovare la soluzione individuale, poi comunque avendo anche delle carte per un eventuale arrivo a ranking stretto, non credo di gruppo, ma abbiamo più opzioni contro
quella che veramente c'è solo chi si intende, insomma, del ciclismo femminile può capire di fenomeno, di quale portata si tratta. Prego Noemi, è il momento di una parola anche per te. Generale, una delle nostre atlete più rappresentative. Questo è un appuntamento particolarmente sentito a Firenze. Ma per me sì, sicuramente è un orgoglio ancora essere convocata per un altro mondiale, il mio 13esimo, e farlo ancora in Italia per me è molto importante. Come ha detto Dino, abbiamo una nazionale molto competitiva, forse la più competitiva degli ultimi anni, che al Giro di Toscana si è visto lo stato di forma di tutte le ragazze, e penso che come squadra potremmo veramente mettere in difficoltà la Maglia de Vos. Il percorso è molto affascinante, molto difficile, e l'abbiamo provato più volte con la federazione, siamo andate spesso ad allenarci su questo percorso, dunque lo conosciamo molto bene, e poi settimana prossima avremo modo anche di rivederlo. Niente. Ma la capitana chi è? Per Taglio. No, nel senso che non lo so, non ha detto. Salvoldi è sempre critico, ma l'importante sono i risultati. In bocca al lupo alle nostre ragazze. Per quanto riguarda la copertura televisiva, posso annunciare in via ufficiale che come RAI, come sapete quest'anno la produzione, nonostante i mondiali siano in Italia, non è affidata alla RAI. La RAI potrà personalizzare le trasmissioni. Ebbene, sia sabato 28 durante la gara femminile che domenica 29 ci sarà una personalizzazione RAI con regia dedicata, radiocamere, interviste in diretta e servizi speciali, quindi sarà un servizio in più che offriremo non solo alla gara più importante, quella degli uomini, ma anche, e se lo meritano, per la gara femminile. Dopo Dino Salvoldi tocca a Marco Villa, che è il coordinatore nazionale per quanto riguarda gli Under 23 e gli Junior. Prego Marco, ci illustri quello che è stato il vostro lavoro. Buongiorno a tutti, finalmente dopo un anno passato a pensare a Firenze, arriviamo a questo appuntamento. Ci arriviamo, io credo, anche avendo fatto un buon avvicinamento. Abbiamo fatto due ispezioni a Montecatini grazie all'ospitalità, e siamo arrivati facendo passare anche molti atleti, giusto per far capire a questi atleti che correre in una terra molto, si sente molto il ciclismo, in un ambiente insomma, dove dobbiamo correre alla memoria di Franco Valerini e a casa di Alfredo Martini. Abbiamo cercato di passare questo segnale ai corridori, cercando di motivarli, e cercheremo di fare il possibile per correre e per portare il migliore risultato. Le squadre verranno presentate da Amadori e De Candido. Da parte mia un ringraziamento ai direttori sportivi, alle squadre che hanno cercato di supportarci per arrivare al meglio in questo mondiale. Un ringraziamento anche alle squadre professionistiche che ci hanno dato la possibilità, tramite la possibilità di fare dei stagisti, di fare assaggiare un po' a distanze da professionisti a questi corridori. Quindi ci arriviamo in ottime condizioni, speriamo di far bene, senza dimenticare insomma che il campo internazionale è sempre molto elevato. Grazie a Marco Villa. Adesso ascoltiamo la nazionale composta da Rino De Candido, nazionale uomini juniores. Purtroppo qui non c'è una bella notizia dal punto di vista televisivo. L'organizzazione non ha previsto la diretta per queste gare. Noi come Palinsesto Rai avevamo già dedicato tutto lo spazio anche per gli junior, ma purtroppo da Infron ci hanno comunicato che la produzione per la diretta non ci sarà.
quindi noi nelle nostre trasmissioni quotidiane potremmo farvi vedere degli spezzoni ma non la diretta. Quindi la prima notizia non è buona, e il resto ce lo dica lei. Grazie, buongiorno a tutti. Per ciò che concerne la categoria juniores, io penso che andiamo a Firenze con un gruppo di ragazzi giovani, c'è qualche elemento del primo anno e pertanto la prima esperienza internazionale, ma al di là di questo abbiamo Marco Vila abbiamo programmato un avvicinamento a Firenze anche con l'attività della lista dei mondiali europei e strada della pista, e pertanto nel gruppo Cron avremo quattro elementi che hanno fatto sia la strada che la pista dei mondiali, che sono Edoardo Affini, Francesco Chiesi, Filippo Ganna e Davide Plebani. Di questi quattro saranno due che faranno la crono, due titolari, che andremo così a definire tra qualche giorno, perché stiamo finendo dei raduni di preparazione. Per ciò che concerne invece l'attività della strada, abbiamo nove elementi che sono Pietro Andrioletti, Iuri Colonna, Matteo Fabbro, Lorenzo Fortunato, Alessandro Fedeli, Seitz Lisde, Lorenzo Rota, Daniel Rupiani e Simone Velasco. Anche di questi sei, dopo il Basilicata che andremo a fare, la gara tappe che andremo a fare a fine settimana, verranno definiti sei che faranno mondiali con rispettive riserve. C'è da prendere in considerazione che quest'anno ci sono molte nazionali che vanno forte, ma noi andiamo con la consapevolezza di sicuramente di poter far bene, perché abbiamo fatto una preparazione, diciamo, degna di un campionato del mondo che si corre a Firenze, e pertanto io ho fiducia in questi ragazzi, che sicuramente sono dei ragazzi che sì, sono giovani, però hanno già un livello intellettivo sia scolastico che ciclistico molto elevato, pertanto sapremo correre il mondiale con la scopolezza di poter far bene. Una categoria che ha sempre visto primeggiare gli italiani, anche se da qualche anno purtroppo i risultati sono al di sotto delle aspettative, è quella degli under 23. A far da timoniera la squadra azzurra c'è Marino Amadori. Un bel applauso per Marino. Quando correva era un veterano dell'Italia, e insomma Marino, bisogna che almeno ci si provi a mettercela tutta e a cercare qualche risultato. Lei è un romagnolo, Firenze attaccata, dai, bisogna essere profeti in patria questa volta. Buongiorno a tutti. Sicuramente da 11 anni che manca la maglia campione del mondo negli under 23, quindi abbiamo qualche problema a livello internazionale. Penso che la nostra categoria si debba un po' aprire al mondo, che purtroppo è rimasto un po' indietro. Però stiamo lavorando qui su questo punto con la federazione, stiamo mettendo un progetto delle continue che è partito. Io mi auguro che questo ci possa portare i prossimi anni ad essere con molto più competitivi. Ma con questo non voglio dire che in questi mondiali siamo partiti sempre battuti, anzi, siamo andati sempre con la cattiveria giusta, con ragazzi preparati al meglio delle loro possibilità. Abbiamo fatto anche delle bellissime gare, ma purtroppo non abbiamo mai concretizzato il lavoro svolto. Quest'anno ci riproviamo, abbiamo ragazzi interessanti, ragazzi che in questo ultimo mese hanno fatto una certa attività internazionale anche con squadre professionistiche. Rifiniremo la nostra preparazione proprio sabato con il Gran Premio Etruschi, che correremo con ragazzi anche professionisti con Di Paolo. Faremo anche questa ulteriore prova per portare questi ragazzi al meglio. Poi correremo anche il 24, sempre in Toscana, che c'è una gara internazionale con la nazionale, che ci saranno un po' tutte le nazionali, sarà una verifica totale. Tutto per dirvi che ci stiamo provando, merita il campionato del mondo in Italia, merita il campionato del mondo a Firenze, quindi abbiamo provato tutte le strade possibili per dare a questi ragazzi la massima preparazione. Per quanto riguarda i ragazzi, per quanto riguarda la cronometro che si correrà lunedì 23, avremo Simone Antonini e Davide Martinelli, che è anche l'attuale campione italiano.
Per quanto riguarda la squadra invece della strada, correremo con 5 ragazzi che saranno Alberto Bettiol, Davide Formolo, Michele Scartezzini, Davide Virella e Andrea Zoffan, che è il campione italiano attuale degli Under 23. È una squadra attrezzata, competitiva e anche molto equilibrata per cercare di fare al meglio nel percorso che andremo a affrontare. Bene, bocca al lupo a questi ragazzi. C'è qualche domanda per Amadori sugli Under 23? Altrimenti proseguiamo. Allora, abbiamo adesso altre tre interventi. Montecatini, assieme a Firenze, sarà il quartier generale della squadra azzurra. Fra l'altro noi come Rai Sport allestiremo uno studio proprio all'hotel dove si trova la nazionale, Casa Azzurri. Tutte le sere con Andrea De Luca ci sarà un'ora di trasmissione dalle 20 alle 21 su Rai Sport in diretta per farvi vedere tutto quello che succede a Montecatini e quello che è successo nel pomeriggio a Firenze. Amministratore delegato delle Terme di Montecatini, Fabrizio Raffaelli. La Toscana un po' tutta è coinvolta, città d'arte, una regione meravigliosa, e Montecatini in particolare ha voluto essere vicino alla squadra azzurra. Prego. Sì, credo che questa sia stata un'ottima opportunità per la nostra città e devo dire, se il sindaco è stato coautore dei mondiali, credo che sia stato l'artefice anche di questa operazione che ha portato le nazionali azzurre a Montecatini Terme, quindi ospiti per tutto il periodo, e credo che questa sia un'ulteriore testimonianza di quanto la città ha con il ciclismo e con la nazionale azzurra in particolare. Mi piace ricordare, è stato detto più volte, ma vale la pena farlo ancora una volta di più, lo stesso Franco Valderini era un ospite delle nostre terme e alcuni dei suoi successi probabilmente sono dovuti anche alle cure che faceva durante l'inverno. Montecatini ospiterà anche il passaggio della gara più importante, c'è cioè questa salita, insomma, non solo ospitalità ma anche territorio per questi mondiali. Sì, diciamo che il nostro territorio è tradizionalmente abituato a ospitare manifestazioni a tutti i livelli, diciamo da giovanissimi a dilettanti a professionisti, molto spesso il giro ha fatto tanto a Montecatini, proprio anche per le caratteristiche tecniche che si trovano nelle cortine vicine a Montecatini, la stessa Montecatini Alto Enrico, e poi per la passione che da sempre nella nostra area, il famoso triangolo che ricordava sempre il Triangolo del Zan, della Val di Nevole, Mozzumano, Montecatini e Larciano, che è un po' la culla del ciclismo. Bene, grazie, e dunque grazie per questa località della protagonista della settimana iridata. Pierluigi Marzorati, lei è stato un leader, una persona che nel suo sport ha raggiunto i vertici massimi. Per quello che si è sentito finora, dobbiamo essere fiduciosi? Credo che lì si innanzitutto, possa... Innanzitutto no, buongiorno, ma io sono fiducioso del signore che questa mattina, perché sto facendo una considerazione, credo che il ciclismo sia uno dei pochi sport che ha sempre come commissario tecnico un ex atleta, no? E quindi credo che è stato, l'abbiamo ricordato prima, Franco Valerini, un grande CD, Paolo mi sembra che sta seguendo le orme in maniera più idonea, e quindi io sono fiducioso per quello, perché credo che gli ex atleti hanno questa capacità di conoscere il momento in cui tira la palla in più, magari riprende la squadra in più, quindi credo che giocando anche in casa, adesso non voglio mettere di pressione perché è bravo di suo, chiaro che è uno che non ci sta a perdere, ha dimostrato da atleta che non ci sta a perdere, quindi meglio di così cosa possiamo sperare, poi sicuramente non è che si può sempre vincere, l'importante è che la strategia che metterà in atto anche in questa occasione credo sarà la più idonea, poi dipende da tante cose, no? Dal corpo, quello che mangia, come dormono gli atleti, se dormono bene, ormai c'è bisogno anche della badante per certi atleti, nel nostro sport soprattutto, no? C'è sempre un motivo perché non si vince,
per cui che ne prenda anche qualche di queste scuse, no? Perché sono sulla la Federazione Pallacanestro, poi la dottoressa Gabriotti pratica perché è passata da lì, quindi lo conosce l'ambiente, però spero, vi auguro di non trovare, di non aver bisogno di queste scuse per giustificare perché non abbiamo vinto, ma ovviamente Forza Italia e Forza Paolo. E non solo la squadra dei professionisti. Stiamo per arrivare al momento clou con il nostro campione che ci illustrerà dopo mesi di lavoro la squadra che ha scelto. È il momento di presentare la maglia azzurra, lo facciamo adesso perché dopo con i nomi inizierà anche il dibattito e inizieranno le domande dei colleghi. Dario Cremonese di Sportful ci fa vedere. No? Però ragazzi, qui c'è scritto Sportful, chiedo scusa. Essendo io anche Sportful, era peso se veniva nominato qualche altro sponsor, non so, qualche altro magnifico, magari era un po' peso. Sportful è va bene lo stesso, sì. No, prima di mostrare la maglia, velocemente volevo darvi anche qualche dato tecnico. È un anno che stiamo sviluppando la nuova maglia Aero Race, che si chiamerà Aero Race 5.0. La precedente si chiamava 3.0. È stata studiata ovviamente con la nostra squadra professionistica, la Garmin Sharp, che sappiamo da buona tradizione anglosassone, punta molto sull'aerodinamicità. Loro sono quelli specialisti nel cronometro, quindi è stata studiata con loro. Siamo passati ben 14 volte dalla Galleria del Vento, abbiamo fatto quasi 40 prototipi per raggiungere quella definitiva e il risultato che siamo riusciti a ottenere è un ulteriore guadagno di 10-11 watt a 40 all'ora rispetto all'Aero Race 3.0, addirittura 20 watt sempre a 40 all'ora rispetto a una maglia tradizionale come questa. Ovviamente oggi non la facciamo vedere, la grafica, ma facciamo vedere la maglia originale perché ancora è stata solo usata durante il Tour de France dalla Garmin e vogliamo tenerci diciamo, questo piccolo vantaggio per il mondiale, i colori saranno questi. Sì, volevamo giocare questo piccolo vantaggio ai mondiali perché poi dopo i mondiali sarà anche commercializzata, però in questo momento solo la Garmin l'ha usata e la userà la nazionale italiana e sarà l'unica nazionale ovviamente ad averla. Bene, dunque vediamo questo tarocco perché non sarà quello originale, ma insomma i colori, questo è, i colori sono questi, però il materiale, il tessuto sarà, gira. Bene, grazie a Dario Cremonese di Castelli e non solo Sportful. Beh, anche perché se ci scrivono Sportful è difficile dire Castelli. Paolo, è il tuo momento. Paolo Bettini, commissario tecnico della nazionale. Allora Paolo, ci pensiamo da anni al mondiale di Firenze, tu ci stai lavorando, era un lavoro cominciato con il povero Franco Ballerini, un lavoro che adesso ti è toccato, che hai portato avanti con impegno, con dedizione, assieme ai tuoi collaboratori. Non sarà facile, è bene dirlo subito, però ho visto anche la Vuelta che ci sono tanti atleti desiderosi, vogliosi di far parte della squadra azzurra. Chi hai scelto? Ma buongiorno a tutti, io intanto vorrei ringraziare la federazione perché in questi anni, sapete tutti che io ci sono dal 2010 a ricoprire questo incarico, non ha mai veramente messo nessuna pressione per quanto riguardava eventuali risultati o pretese, mi hanno sempre fatto lavorare in ottica di crescita, soprattutto per i ragazzi più giovani. Quest'anno a Firenze poteva essere l'anno giusto per mettere le pressioni giuste, per chiedere anche qualcosa, e invece no. Presidente in prima persona, ma la federazione tutta, hanno sempre detto massima serenità e avanti, le pressioni me le creo da solo, perché a Firenze ci credo in maniera particolare, perché sono toscano, perché
l'abbiamo detto, è il mondiale di Franco Ballerini, è il mondiale di Alfredo, è il mondiale di Alfredo che purtroppo non se lo sta godendo come avrebbe voluto, perché ormai sono un paio di mesi che sta lottando con qualche piccolo problemino, però l'ho sentito molto in ripresa, anche stamani mi ha fatto il solito in bocca al lupo e sono convinto che a Montecatini verrà a trovarci e se non verrà lui lo andremo a trovare noi a casa sua a Sesto. Entriamo più nel vivo. Prova a cronometro che sarà mercoledì 25, convocati Adriano Malori e Marco Pinotti. Poi dopo parleremo, tanto sono curiosi. Per quanto riguarda invece la prova su strada, Giampaolo Caruso, Vincenzo Nibali, Rinaldo Nocentini, Luca Paolini, Simone Ponzi, Filippo Pozzato, Ivan Santaromita, Michele Scarponi, Diego Ulissi, Alessandro Vanotti e Giovanni Visconti. Questo è il lavoro che è uscito, sperando che sia la miglior squadra per poter andare a fare il miglior risultato. Era una squadra, sì, direi prevista, aspettavi che Nibali perdesse la Vuelta? Ma mi aspettavo, no, ci aspettava tutti che la vincesse, anche perché avrebbe portato a casa due grandi giri nella solita stagione, sarebbe stata una grande cosa, però bisogna dire che è stato molto bravo, molto forte, ha saputo perdere bene perché poi ha lottato fino da ultimo e sabato sull'Anghiru si è inventato forse anche un qualcosa di troppo pur di andare a mettere in difficoltà, come lo chiama lui, il nonno. Il primo messaggio che mi ha mandato Paolo contro il nonno non potevo fare niente. Pertanto no, esce tutto sommato, qualcuno dice esce in calo, è stato battuto ma mi sembra che vada molto forte, pertanto rientra anche nella linea di quello che si era prefissato lui e ci eravamo prefissati di uscire bene dalla Vuelta, indipendentemente dalla classifica o meno, uscire bene dalla Vuelta per quello che poi sarebbe stato un po' di difesa. E riserve le deciderai più avanti o sono già definite? Ma guarda, per esperienza non da commissario tecnico ma da atleta, l'ho vissuto da atleta qualche anno fa, no, non le voglio dare, non le voglio nemmeno pensare, non è il mio problema adesso, io devo creare il gruppo degli 11 che fanno squadra, perché per me squadra è tutta, e avrò, l'avete visto in questi anni dietro, le riserve saranno riserve attive e non mi voglio porre oggi il problema di chi sarà, anche perché mancano 15 giorni e la storia ci insegna che può succedere tutto, pertanto ho tempo fino a poche ore prima del mondiale e avrò tutto il tempo per capire chi correrà e chi invece sarà riserva. Bene, è il momento delle domande, interventi. Prego il dottor Piperti. Quale dei due è sempre difficile da capire? Paolo Piperti. Allora, direi un microfono per i colleghi in sala, così tutti ascoltano le domande. C'è la voce grossa. Questo si sente? No, non può andare così. Ok, allora a voce, vai. Innanzitutto aspettiamo di dire che si va del personale Vuelta, visto che va per stamattina, è risultato irreperibile al controllo antidoping ordinato dall'USADA, non l'hanno trovato. Quindi, no, io, è un fatto. La cosa che volevo chiederti è una serie di cose. Primo, se Ponzi si è guadagnato la convocazione dopo l'ottima prova di ieri sera per noi in Canada. Una domanda per Ponzi. Allora, sinceramente Simone lo sa, ha fatto un ottimo mese di agosto tra la Vuelta Burgos e anche le gare in Italia con il Trittico, con la Coppa Bostoni. Si era, dico, perso, diciamo che non aveva più fatto vedere segnali, poi anche per le gare che ha fatto o per il tipo di percorso. Diciamo che mi faceva preoccupare a tal punto che magari avevo pensato di ragionare sull'eventuale convocazione. Indubbiamente il risultato di ieri, non tanto per il secondo posto, o meglio non solo per il secondo posto, ma valutando anche chi aveva davanti e chi aveva subito dietro, e soprattutto per il modo in cui ha corso e per il tipo di gara che è uscito fuori, perché ieri hanno, gli ultimi 70 km hanno corso veramente come se fosse stato un mondiale, una grande classica, sicuramente ha gridato a gran voce che era giusto che stasse dentro e non fuori. Unisco le altre due,
quali garanzie ti dà Pozzato che pare in crescita, quali dubbi ti dà Visconti che pare in flessione? Allora, Pozzato in crescita, Visconti in flessione, considerazione del CT, questa è la domanda per coloro che non l'avessero ascoltata bene. Ma per quanto riguarda Pozzato, giustamente è in crescita, l'ho anche criticato spesso, ne ho mai criticato nel verso buono della parola, perché è un nostro grande talento, io ci ho corso insieme, lo conosco, so qual è il suo potenziale, ma troppe volte, come gli dico io, va in letargo, se lo dimentica, e c'ha questa carriera un po' ad alti e bassi. Nell'ultimo periodo mi sembra molto concentrato e sta uscendo molto bene da quello che è l'avvicinamento a questo mondiale. Ieri, dopo la vittoria di Bouvet, che comunque era una vittoria pesante, importante, se avevo ancora un piccolo dubbio su quale poteva essere la sua condizione su un percorso impegnativo, ieri ce l'ha fatto vedere, ripeto, ieri c'è stato un momento alla fine della seconda salita che avrebbe tentato anche di andare a chiudere su Sagan, e se vado a vedere con chi era, erano circa 9-10 corridori al massimo, con Evans, From, Ezedal, vuol dire che non soffre nemmeno troppo i percorsi impegnativi, e questo mi fa ben sperare, da ieri mi fa ben sperare anche in ottica Firenze. Per quanto riguarda Giovanni, il confronto, ripeto, io con i ragazzi mi confronto molto, e lui lo sa, per certi versi può sembrare una convocazione a fiducia, non lo è così, lui dopo il Giro d'Italia ha riprogrammato la stagione in funzione di Firenze. Se devo guardare i risultati, sinceramente non ha dato grandi segnali importanti, e questo gliel'ho ribadito anche ieri, non più tardi di ieri, perché se è vero che fino a qui si poteva arrivare a fiducia, adesso lui a fare il Giro d'Inghilterra la fiducia deve essere trasformata con qualche risultato. Siamo in piena sintonia, lui sa benissimo l'importanza di Firenze, e mi sembra che abbia recepito anche il messaggio che gli ho passato. Ripeto, ci sono 2 settimane davanti, e proprio per il fatto che non mi voglio porre il problema di chi sono i 9 titolari o le 2 riserve, andiamo avanti, aspettiamo cosa ci dirà questa settimana e poi si prenderanno tutte le decisioni. Colombo, la 7, prego. Ciao Paolo, c'è un percorso più lunghissimo, e più adatto ad avere una nazionale con un capitano e un capitano solo, più punte, visto le caratteristiche del percorso? È un percorso duro, impegnativo, non lo definirei duro, durissimo, è impegnativo, questo sì, dipenderà poi dai corridori, dal gruppo, come interpreteranno la gara e come sfrutteranno il percorso. Si parla tanto di Vincenzo, di Nibali, è il corridore riferimento di tutto il movimento, è inutile negarlo, un ragazzo che sa vincere il Giro, che sa sfiorare la vittoria alla Vuelta nel solito anno, ma sa far saltare il banco alla Liegi andando a fare quasi il colpaccio, lo scorso anno ci ha fatto vedere come ha interpretato una Sanremo arrivando comunque terzo, è un grande riferimento, ma lui lo sa, lo sappiamo tutti, non è veloce. Pertanto questa riflessione ci ha portato a dire che è giusto affiancare a Nibali un corridore che all'occorrenza può essere pericoloso anche in un eventuale arrivo ristretto in volata. Vincenzo lo sappiamo, se arriva un gruppo di 10 in volata e lo abbiamo là da solo, difficilmente se la può cavare con corridori come Sagan, Gilbert e via dicendo. Pertanto ha la necessità e ci sarà la necessità di affiancargli sempre e comunque un atleta che dia garanzia a lui, perché se lui in gara è comunque sereno, di avere le spalle coperte sotto quell'aspetto, magari può azzardare ancora in qualcosa andando a fare il colpaccio o comunque lavorare in funzione di qualcun altro. Da 1 a 10 quanto ti sarebbe piaciuto correre questo mondiale nella tua terra? 100. Giorgio Viverdi. Paolo, scusami, 2 cose. Per Basso è stato decisivo il ritiro alla Vuelta per escluderlo, e seconda cosa, Paolini quest'anno ha fatto dei numeri, secondo me. Il nazionale è stato spesso invece regista.
credi che possa in questa nazionale avere anche un ruolo da protagonista o sarà ancora una volta il coordinatore? Perché Basso non è stato convocato e Paolini che ruolo avrà? Ma con Ivan sono molto sincero, come lo sono stato con lui quando mi sono confrontato in Spagna, quando sono stato i tre giorni alla Vuelta. Sinceramente fino a fine agosto sfido chiunque, visto quello che aveva fatto vedere in gara fuori, io non l'avevo preso in considerazione. Avevo già portato avanti, valutando il percorso, valutando eventualmente quello che c'era da fare in gara, avevo impostato il lavoro su altri due corridori con quel tipo di caratteristiche. Uno è Michele Scarponi, che poi è stato convocato, l'altro era Franco Pellizzotti. Perché? Perché magari come spalla di Vincenzo, come uomo di fatica in salita, o comunque per gestire alcune fasi di gara, mi è sembrato opportuno prendere in considerazione un corridore con quel tipo di caratteristiche. Con la Vuelta abbiamo scoperto che Ivan Basso andava molto molto forte. Io ci ho parlato, quello che sto dicendo a voi l'ho detto a lui, lui ha recepito il messaggio, eravamo rimasti d'accordo che ci saremmo risentiti, purtroppo ha avuto la giornata no e ha dovuto abbandonare. Ivan è un professionista, ha una grande testa oltre che grandi gambe, è stato lui per primo a dirmi: Paolo, con una giornata no non perdo la condizione, se hai bisogno ci sono. Riconosco che mi sono ritirato da un grande giro e anche per rispetto di quelli che sono in gara e far fatica, se i segnali arrivano e ci sono, valuta te e fai le tue scelte. Qualcuno si è divertito come sempre a fare l'anticipo della rosa dei nomi, sapete benissimo che io ieri ho fatto iscrivere comunque 14 atleti, tra i 14 atleti iscritti regolarmente a UCI c'è anche Ivan Basso. Paolini. A Luca sono due anni che ha ritrovato la sua serenità e ha fatto vedere grandi cose, quest'anno si è tolto una grande soddisfazione personale, quella di indossare alla prima partecipazione, vincere una tappa e mettere una maglia rosa al Giro d'Italia. Arriva ancora in grande condizione, alla Vuelta è andato molto forte, qualche volta per sé, molto per la squadra, in funzione di quello che dovevamo fare. Valutiamo, vedremo quello che c'è da fare. Anche Luca non è fermo in volata, ha un buon spunto veloce. Luca farà tutto quello che gli si dirà, nel senso che è un grande altruista, se ci sarà da chiedergli di mettersi a servizio della squadra lo farà, se ci sarà da chiedergli di tentare il risultato sono convinto che ci proverà, lo ha già fatto Franco Ballerini prima e lo farò anch'io, 2004 a Verona, quando io incappai in quel famoso incidente di percorso, Franco chiese a Luca di riorganizzare le idee e di andare a giocarsi il suo mondiale e salì sul podio. Pertanto dà garanzie, è un grande professionista, è in squadra e questo mi fa piacere. Tommaselli, Corriere della Sera. Paolo, mi sembra una nazionale più esperta rispetto a quella dell'anno scorso a Valkenburg. Anche tu come Prandelli ti sei un po' stufato di aspettare, coccolare e giustificare i giovani oppure solo una questione di risultati? Nazionale esperta, puntato poco sui giovani. Diciamo che fa parte delle pressioni che mi sono messo. Questo non voglio allontanarmi da giovani, anche perché se vediamo c'è un Diego Lissi che non è la prima esperienza in un mondiale, ma comunque si sta parlando di un ragazzo di appena 23 anni o poco più, Simone Ponzi è un altro molto giovane, l'attenzione ai giovani c'è sempre, però Firenze è molto importante, avevo bisogno di uomini che soprattutto sulla distanza, sui 272 km, mi potessero dare delle garanzie e non potevo chiedere a troppi giovani e per mettere la pressione a troppi giovani di poter essere dopo 270 km a svolgere dei compiti. Sapete benissimo che poi le stagioni non sono mai una uguale all'altra, ci sono dei giovani che magari sul percorso di Firenze sarebbero potuto stare tranquillamente in gara e per quello che è successo in stagione, mi riferisco a Moreno Mosè, purtroppo non è rientrato nemmeno
nel progetto perché per problemi suoi personali e di salute suoi ha interrotto anzitempo la stagione. Pertanto l'attenzione ai giovani sì, ma in questo caso specifico, visto l'importanza di Firenze, una squadra matura, pronta, insieme, tutti insieme, pronti a prendersi le responsabilità che ci sarà da prendersi. Posso aggiungere una cosa? Non per quello devo dire che negli ultimi anni a Paolo abbiamo chiesto qualche sacrificio, era un po' un indirizzo di politica sportiva nostra della federazione. In un momento di grande emergenza abbiamo fatto fare delle scelte che valutavano di più il peso etico che non il peso tecnico della terra, per cui questo in qualche maniera deve essere riconosciuto a Paolo, che ha fatto dei sacrifici e non ha avuto la possibilità di fare una squadra competitiva anche negli anni passati. Siamo stati noi, presidente in particolare, a puntare su nuove generazioni, su squadre più giovani. Dopo da gennaio di quest'anno, da gennaio, l'Assemblea, che è la nostra massima espressione, per dire chiaramente che la norma che avevamo applicato lo scorso anno era stata mal interpretata, chi discuteva sulla retroattività, chi discuteva no, l'Assemblea doveva riaprire, abbiamo riaperto. Insomma, il progetto è indipendente dalla squadra nazionale, questa è una squadra competitiva, non è più vecchio o meno vecchio, perché c'è un buon mix, però devo riconoscere a Paolo che insomma, l'abbiamo sacrificato nelle scelte, nei tre anni precedenti per altre emergenze che dovevamo affrontare. Altre domande per Bettini? Magrini, prego. Duro non durissimo, perché c'è la partenza dalla musica e si va nel circuito e 10 giri sono pochi, o pensi che Rampoletto, Samarotto da Rampoletto non possa contare niente? Abita appena sotto lui. Allora, mai passo dal Montecatini, ma purtroppo ce l'ha fatto. Ben serravate che fai però. No, allora, il tratto in linea per certi versi appiattisce un po' la gara. Il percorso di Firenze, il circuito lo abbiamo smontato, lo abbiamo valutato in tutti i versi, anche al contrario, perché a volte le salite e le discese si valutano anche girandoci al contrario. Sono 165 km più o meno di gara in circuito, poco meno di 3.000 metri, 2.800 metri di dislivello. Questo è un dato importante, sono 2008 concentrati sulla distanza di 165 km, vuol dire che il percorso, scusate, che il percorso c'è ed è notevole. In molti si dimenticano che bisogna arrivarci, ora se la prima parte i corridori non hanno voglia di far fatica, se pronti via va via subito la fuga dei due, tre, la facciamo andare, potrebbe diventare un tratto di trasferimento. La salita di San Barotto è una salita vera, se si arriva sotto con bagarre scordinano 50 corridori, non è quello il punto chiave del percorso, ma rimane sicuramente nelle gambe. Se fosse stato un mondiale tutto in circuito di 270 km su Fiesole, faceva più di 5.000 metri, quasi 6.000 metri di dislivello, sarebbe stato forse il mondiale più duro veramente degli ultimi anni, non solo. Prego Tomaselli. Volevo sapere gli avversari, è Sagan l'uomo da battere di questo mondiale secondo te, per come sta arrivando o no? Sono tutti da battere se si vuole vincere, pertanto indipendentemente da Sagan o no, Sagan ieri sera soprattutto ha dimostrato che sa vincere in tutti i modi, sa andare forte in volata, li batte tutti, si inventa di andare via a 5 km dall'arrivo quando poteva stare tranquillamente a ruota. Battere in volata vuol dire che ha gran gambe, vuol dire che ha energie da spendere. C'è Gilbert che fino a un certo punto è stato alla Vuelta e abbiamo visto che comunque era in crescita e non in calo. C'è un Cancellara che ha abbandonato forse un po' troppo presto la Vuelta, diciamo noi, ma lui sicuramente l'ha valutato bene e in tanti lo danno come il grande favorito. Gli avversari ci sono, li rispettiamo tutti, ripeto, purtroppo l'ho provato io sulla mia pelle da corridore, al mondiale chiunque ti batte ha ragione e il resto si lecca le ferite, pertanto rispetto a tutti ma pronti a batterli. E paura di nessuno. Paura di nessuno. Altre domande? Posso fare un'altra? Paolo, ti vedo più carico degli anni scorsi, è perché Firenze o perché senti che potrebbe essere il tuo ultimo mondiale come serio tecnico? Sarà l'ultimo mondiale, Paolo, sì o no?
Ma l'ultimo mondiale, detta così, no, perché comunque sì, me li vado a vedere. Da commissario tecnico, ripeto, lo scorso anno siamo partiti con un progetto, anzi, grazie della domanda, perché mi stavo quasi dimenticando di ringraziare gli altri tecnici e la grande squadra che si sta cercando di mettere insieme, ma credo che ci siamo intesi molto bene, ci siamo confrontati molto e stiamo lavorando sempre di più in sinergia, non slegati tra le varie categorie come prima, ma sempre di più come gruppo di teste che cercano di fare del bene per il movimento ciclistico, tutto dagli junior a salire e curando tutte le discipline. Quello che è il futuro ne parleremo, c'è Firenze che per me è molto importante, questo mi dà già la carica per essere concentrato sulla prossima settimana. Il 29 ci giocheremo tanto per quanto mi riguarda, ma dal 23 in poi ci giocheremo tanto per quanto riguarda la squadra dei tecnici, pertanto passiamo a Firenze e poi staremo a vedere. Allora io direi, intanto se qualcuno vuol pensare ad altre domande, Paolo resta qui ancora qualche minuto, c'è un'applicazione per seguire tutti i lavori della federazione, ce la illustra Antonio Ungaro, è presente? Eccolo qua. Antonio Ungaro, l'avevano lasciata per ultimo, io invece la voglio coinvolgere adesso perché sennò va via tutti, hai capito? Allora bisogna capire cos'è questa applicazione. Allora sì, buongiorno a tutti, anche quest'anno abbiamo realizzato il booklet, però diversamente dagli anni scorsi abbiamo deciso di non stamparlo, sarà divulgato attraverso il web e i nuovi canali informatici. Web, sul sito della federazione c'è il PDF leader che può essere sfogliato, scaricato, stampato, e poi per averlo sempre anche offline abbiamo realizzato due applicazioni, è un'applicazione, la stessa applicazione sia per Android che per iOS, cioè Apple, e scaricabile già da oggi per quanto riguarda Android da Google Play, e invece per tempi tecnici tra domani e dopodomani dovrebbe essere scaricabile anche con Apple Store. Ok, quindi se volete sapere tutto delle nazionali c'è anche questo modo. Per Bettini siamo a posto, lo lasciamo ai giornalisti della televisione. Prima cosa io, così almeno capite come si avvicina. Marino e Marco Villa, Marina Amadori e Marco Villa hanno detto prima sabato saremo Gran Premio Costa Etruschi, inizialmente doveva essere una nazionale under 23, poi per presa visione di quello che è il programma dei ragazzi, tra la fine della Vuelta, cioè da ieri, un paio di ragazzi non mi avrebbero più corso fino al mondiale perché con le loro squadre non avrebbero attività, pertanto oltre a 6 under 23 di Marino, al Gran Premio Costa Etruschi saremo con Santa Romita e con Nocentini, e sarà Marino a seguire e a gestire la nazionale in quel momento. Ad Onoratico dovrebbero correre tanti azzurri, perché dovrebbe correre quasi sicuro Nibali, Nocentini appunto con la nazionale, Simone Ponzi, Pozzato, Ivan Santaromita con la nazionale, Michele Scarponi, Diego Lissi e Vanotti. Paolini e Giampaolo Caruso invece corrono il Gran Premio Industria e Commercio di Prato, e domenica sera poi dopo il Gran Premio Industria e Commercio di Prato ci raduneremo a Montecatini, ospiti della città. Allora, in pace. Allora, pace. Allora, grazie a Bettini. Parto ovviamente in bocca al lupo. Magrini, Eurosport coprirà tutto, no? Non abbiamo i diritti, Auro. Niente. No, ma lo stai scherzando? Giuro che non lo sapevo, avrei voluto dire su Eurosport, sulla Rai niente. Volevo sapere perché. Quindi solo su Rai Sport in Italia. Allora, da domenica Rai Sport 2, canale 58 digitale terrestre, tutte le gare in diretta ad eccezione degli juniores, e la sera dalle 20 alle 21 Radio Corsa Speciale Mondiale in diretta da Milano e da Montecatini. Questo è il palinsesto Rai.
c'è anche da mangiare, mi dice Roberta, quindi a lei. Convocati sono in collaborazione con Gabriele Balducci, il collaboratore tecnico. Ci vediamo adesso, dopo una vita. Come sta?